Pace e bene a tutti. Santa giornata. Bene, nel corso di questi 13 giorni abbiamo avuto la grazia di riscoprire il frutto dello Spirito, quel frutto meraviglioso che cresce in noi grazie alla presenza dello Spirito Santo e del nostro vivere il Vangelo. E ne abbiamo visto le tante sfaccettature, sfaccettature bellissime, nonostante la povertà degli spunti che ho cercato di condividere con voi. Ma pensate, l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, l'amitezza, l'umiltà, il dominio di sé. E oggi arriviamo all'ultimo, secondo l'elenco che ci ha proposto la tradizione della Chiesa, che è la castità. E non vi nego che in questi giorni, da un po' di giorni, ci sto pregando per questo momento, pensando che è un'occasione bella di parlare di qualcosa che penso sia abbastanza confuso nelle menti di tanti, ed è quindi un'occasione bella per alzare per un momento il nostro sguardo. E volendo usare un'immagine con una piccola storia, mi viene in mente un episodio di un uomo che trovò un uovo mentre camminava in campagna, lo prese e lo portò dalle sue galline. Una delle galline lo covò e nacque un pulcino. Questo pulcino crebbe, ma era diverso dagli altri, e tutti lo beccavano, lo smazzuliavano perché era diverso, era un po' bruttarello. Quindi questo pulcino cresce, diventa un uccellotto diverso da tutti e faceva la vita della gallina, razzolava, piava vermi. Un giorno vide un aquilotto volare nel cielo e al vederlo sentì un sussulto nel cuore, come un desiderio di alzarsi anche lui. Passò però il tacchino del pollaio, lo guardò e disse: "Beh, che fai? Continua a razzolare, sei qui per questo." E lui tristemente abbassò la testa e continuò a razzolare. Peccato che mai nessuno gli disse che anche lui era un'aquila. Allora vogliamo provare in questo nostro incontro ad alzare un po' il nostro sguardo. E forse qualcuno, pensando così nel parlare di castità, si aspetterebbe che noi partissimo dal dire ciò che non si deve fare, no? Noi oggi proveremo in 15 minuti a guardare un po' alla bellezza dell'amore umano, della sessualità e quindi a capire qualcosa della castità, spero. Come a dire, accendiamo una luce che per un attimo può rischiarare qualcosa e poi starà a voi, alla vostra libertà, poter approfondire o aprire il cuore. Penso che su questo tema abbiamo tantissima confusione. Basterebbe farci tutti tre domande per capire da dove ognuno di noi parta. Prima domanda: cosa penso io della sessualità, della castità? Cosa penso che ne pensi la parola di Dio e la Chiesa? Seconda domanda: quando ne parlo con gli altri, come ne parlo? E soprattutto i genitori, quanti genitori di ragazzi, adolescenti o giovani si sono seduti accanto ai figli a spiegargli? Terza domanda: quanti in confessione, avendo difficoltà su questo punto, si aprono anche solo a chiedere un suggerimento? Da queste tre domande capite da dove vi partite. E nel partire, nel metterci in cammino, subito pensando alla castità, possiamo pensare in generale a una corretta gestione anche dei propri impulsi, degli istinti legati alla sfera della sessualità. In realtà è qualcosa di molto più grande. Il catechismo dice che è l'integrazione dell'affettività nella personalità. E voi dite: e che è sta roba qua? Allora, facciamo così: qua c'è un tesoro di bellezza e la lasciamo qui, ok? Come definizione. Ora proviamo ad arrivarci facendo un piccolo percorso. Ci proviamo? Ce la fate? 10 minuti? Siete svegli? Bene, mettiamoci in cammino. Innanzitutto, cosa siamo noi? Siamo delle persone, quindi vuol dire creati per la relazione, e in quanto persone siamo una unità di più dimensioni: dimensione biologica, psicologica, spirituale, cioè abbiamo un corpo con i sensi, i bisogni, abbiamo una mente con tutte le sue strutture, i nostri ragionamenti, e abbiamo una parte spirituale che è il nostro io più profondo. Potremmo dire quella parte profonda dove risiedono la libertà, la volontà, la capacità di amare, quella parte profonda dove possiamo andare ed essere a contatto con noi stessi e con Dio, quella parte che Dio stesso viene ad inabitare. Partendo da qui capiamo già una cosa, che noi non abbiamo un corpo, siamo anche il nostro corpo. E quindi il nostro corpo è qualcosa di prezioso, custode di un mistero di eternità. Quindi questo già che cosa ci dice? Che ogni volta che si riduce il proprio l'altrui corpo ad oggetto o ad oggetto di piacere, stiamo svilendo la bellezza che Dio ha seminato in ognuno di noi, culmine della creazione. Ma la domanda è: a cosa serve il nostro corpo? Perché oggi abbiamo tutti un grande problema.
bombardati da una cultura ipersessualizzata che ci propone corpi perfetti da tutte le parti, che fanno da esca anche alla pubblicità del concime della terra che te devono mettere alla donna, che non so che ci azzecca. Che cosa succede? Che tante persone sono frustrate alla rincorsa di una perfezione che ci porta, ve lo dico simpaticamente, chi si gonfia a destra, chi si pialla a sinistra, chi si colora di sotto, chi si sferraglia di sopra. Insomma, ognuno alla ricerca di non so che cosa. La domanda è: a cosa serve il nostro corpo? A una cosa meravigliosa, miei cari, guardate la croce e lo capite. Non a soffrire, ma ad amare. Il nostro corpo, che è espressione della nostra anima, che ci permette di vivere, ci è dato per una cosa meravigliosa, ci è dato per fare della nostra vita un dono. Noi siamo stati donati a noi stessi e siamo nati per amare. Non importa che uno sia intelligente più o meno, bello più o meno, ciò che conta è che faccia della sua vita e delle sue capacità un dono d'amore. E amare, abbiamo visto in questi giorni, vuol dire dare la vita per qualcun altro. Pensate a Madre Teresa, quando passava, non mi pare fosse una sex symbol, ma perché si fermava all'aeroporto? Perché in lei vedevano una donna che amava da Dio. Allora facciamo un altro passettino. In quanto persone, noi abbiamo una sessualità. Subito pensiamo ai genitali. No, miei cari, la sessualità è il nostro essere maschi e femmine, uomini e donne. La sessualità vuol dire tutto il nostro essere persona che è maschio o femmina. Io ora vi parlo, annuncio il Vangelo da uomo, con tutta la mia mascolinità. Penso da uomo, in ogni cellula sono uomo. E questo cosa vuol dire? Che essendo maschi e femmine abbiamo un desiderio reciproco di incontro. Perché? Perché siamo persone, sono per l'incontro. Siamo una pienezza che nasce da un incontro. E da questo incontro può nascere anche la vita. In questa diversità, capacità di comunione, si realizza il nostro essere immagine e somiglianza di Dio. Libro della Genesi, Dio a sua immagine e somiglianza li creò, maschio e femmina li creò. Non perché Dio sia maschio e femmina, ma ricordate la Trinità? Dio è uno anche perché è unità perfetta, è comunione. Siamo nati per la comunione, una diversità meravigliosa che è chiamata a essere unità. Bene, questo cosa ci dice? Ci dice che non solo siamo culmine della creazione, ma siamo immagine e somiglianza di Dio e ancora di più. Con il battesimo siamo diventati tempio dello Spirito Santo. Dio ha preso dimora in ognuno di noi. Guardate, io mi potrei fermare già qua. Poi dite, magari, no, purtroppo andiamo ancora avanti. Ci potremmo fermare qua per capire tutto. Cioè, nasce dall'intuizione di una bellezza l'iniziare a capire che cosa sia anche la castità. Perché se io inizio a capire che sono questa dignità meravigliosa, che sono tempio e dimora di Dio, che sono qualcosa di sacro e che l'altro è qualcosa di sacro, capite bene che tutte le mie spinte, i miei desideri vanno regolati perché io sappia amare e custodire la persona che ho accanto. Ogni volta che svilisco tutto ciò a uso egoistico di me e dell'altro, sto svilendo la bellezza. Una ragazza che iniziò un cammino di conversione trovandosi l'Eucaristia tra le mani pensò ad un certo punto, trafitta nel cuore, come passa Dio nella nostra vita, ma io ho Gesù sulle mie mani, Dio sta entrando nuovamente in me, ma come posso continuare a trattarmi così? Nasce da questa intuizione di bellezza, il cambio di uno sguardo, ma continuiamo a guardare all'aquila. Questa è la bellezza che ognuno di noi, e per quanto riguarda l'affettività, la sessualità, che cosa è? Facciamo un altro passettino. In quanto persone umane, noi compiamo degli atti umani e questi atti possono essere autentici o non autentici. Ogni atto umano autentico è un atto che corrisponde al suo fine e all'intenzione di chi lo attua. Viceversa, l'atto inautentico no. Dice, che vuol dire? Spiego. Pensate a Giuda che va da Gesù. Va nel Getsemani, gli dà un bacio. Il bacio che segno è nella vita quotidiana? Un segno d'amore, d'affetto. Giuda usa quel bacio come segnale per le guardie perché arrestino Gesù. Atto umano inautentico. Bene, ora entriamo nella sfera dell'amore umano, della sessualità umana. Cosa dice quell'atto nella sua pienezza? Sta dicendo una cosa meravigliosa che Dio ha sognato perché l'ha voluto lui. Sta dicendo il dono totale di una persona ad un'altra, l'accoglienza totale dell'altra persona, l'accesso all'intimità che e porta anche dell'interiorità dell'altra persona, qualcosa che potenzialmente non solo unisce due, ma si apre al mistero della vita.
E Dio ha voluto iscrivere proprio lì un momento grande di piacere, quasi a volerci rendere partecipi della sua gioia di amare e dare vita. In quel momento, infatti, si può essere suoi collaboratori nella creazione, procreatori. Allora ci chiediamo, nella sua pienezza, che è questa meraviglia, dunque, cosa ci dice? Quando è che è vissuto autenticamente? Quando quest'atto significa ciò che tu stai mettendo in atto, cioè quando è che è vero che due persone si danno del tutto fino in fondo e per sempre? Quando la vita per l'altra persona te la sei giocata del tutto e per sempre. Fuori da questa verità, fuori dal matrimonio, tu in fondo stai dicendo una menzogna, stai dicendo col tuo corpo, io mi dono a te completamente, ma poi non è vero, ognuno torna a casa sua. E se quella relazione finisce, beh, porterai nel cuore una nostalgia, e cioè quella persona si è portata via qualcosa che non le apparteneva. Sapete, un famoso autore sudamericano che ha fatto film molto belli, tra cui anche Cristiada, che vi suggerisco di vedere, raccontando la sua conversione, diceva: io arrivavo da un mondo, un ragazzo, un uomo molto bello, dice, io arrivo da una cultura dove l'uomo, per esempio, è ritenuto quello che fa tante conquiste, che espone le sue conquiste quasi come trofei. E il mio inizio di conversione fu grazie alla mia professoressa d'inglese. Ero ormai giovane e questa donna un giorno mi chiese: ma dimmi un po', a te un giorno piacerebbe sposarti? Beh, sì. E dimmi, se avessi delle figlie, come vorresti che fosse il loro marito? Beh, vorrei che fosse, insomma, dipinse il santo, un lavoratore, una persona onesta, una persona corretta, fedele. Bene, e questa donna gli chiese: se tu sogni che questo sia il marito delle tue figlie, perché non lo sei con le figlie degli altri? Lui disse: mi sentii trafiggere il cuore e iniziai a ripensare a quanto male avessi fatto a tante persone, quante relazioni fugaci, quante menzogne dette. E lì nacque nel cuore un desiderio profondo, quello di fare a Dio una promessa, cioè di promettergli che sarei stato casto e avrei aspettato per donarmi quella persona che lui mi avrebbe messo accanto e con la quale sarei arrivato al matrimonio, in modo tale da poterle dire dopo il matrimonio: io ti sono stato fedele già prima di averti conosciuta. Miei cari, stiamo guardando all'aquila, stiamo guardando all'altezza dell'amore umano. Allora capite che se tutto questo è la bellezza profonda della relazione, la bellezza profonda dell'altro, iniziate a capire il valore anche della castità, che è custodia di questa bellezza. Comporta certo una lotta, perché una lotta e comporta preghiera e comporta imparare a dirsi di no e comporta rialzarsi dopo le cadute, chiedere perdono, ma è una lotta per la custodia della bellezza, per non svilirti e ridurre l'altro a semplice oggetto di desiderio. Guardate, non c'è bisogno di approfondire, penso, tutti i peccati annessi, perché si capiscono bene. Si capisce bene l'inganno della pornografia, che riduce il rapporto umano a oggetto, a, potremmo dire, meccanica di corpi. Si capisce bene il piacere egoistico, si capisce tutto alla luce della bellezza. Si capisce anche la lotta che siamo chiamati a vivere, sì, ma per imparare ad amare da Dio. E allora, miei cari, si capisce anche, mi avvio a concludere, la riscoperta del pudore, non come girare con una muta da sub e quattro pellicce, ma come riscoperta di sé come sacro, come custodia di sé e dell'altro, perché in fondo i gioielli, le cose belle in casa, dove le mettete? Significa non permettere che l'altro acceda alla totalità del mistero che io sono, significa custodire la bellezza che io sono chiamata a proteggere. Allora riscopriamo e ci riscopriamo come bellezza da custodire, che vuol dire in fondo tirar fuori la vera femminilità e la vera mascolinità, che rinuncia a quella forma di seduttività aggressiva che fa anche della bellezza una forma di potere sugli altri. Allora, miei cari, vogliamo chiedere a Dio questa grazia grande, che ci aiuti ad avere una mente, un cuore, uno sguardo casto, che, avete capito bene, non vuol dire vivere da frustrati, ma vuol dire essere persone capaci di guardare all'altro come Dio ci guarda, con lo stupore per una bellezza grande che ha ogni persona, coltivando quel desiderio di incontro con l'altro che sa però dirsi di no quando rischia di degenerare in possesso dell'altro. E concludo con una immagine che penso sia anche bella come conclusione del percorso che abbiamo vissuto. Pensate a due elementi presenti in natura, il carbone e il diamante. Il
carbone destinato al fuoco, così povero e di basso valore, il diamante, in greco adamas, l'invincibile, colui che nessuna pietra può scalfire. Così diversi, eppure profondamente uguali, hanno gli stessi atomi, cambia solo la struttura interna. Un poeta russo, nel contemplare questa diversità, disse: sapete qual è la differenza grande? Che la struttura del carbone porta il carbone ad assorbire la luce, a inghiottirla e a trattenerla per sé. Il diamante, per la sua struttura, si lascia attraversare dalla luce e la rifrange, risplendendo nei mille bellissimi colori che ne fuoriescono, che potete osservare forse nei anelli o nei gioielli che qualcuno di voi potrebbe avere. Carbone egoistico tiene tutto per sé, il diamante si lascia attraversare dalla luce e riflette vita e rifrange vita. Carbone o diamante, in fondo è la scelta che siamo chiamati a compiere: vivere per noi stessi, ripiegati sul soddisfacimento egoistico di noi, o diamanti, capaci di lasciarci attraversare dalla luce dello Spirito Santo e seguire Cristo. Carbone o diamante, in fondo in gioco c'è la nostra e l'altrui felicità, la nostra e altrui eternità. Carbone o diamante, in fondo dipende dalla nostra libertà.